domenica scorsa, la prima domenica di Quaresima, è entrato nella chiesa una grazia, circola una grazia speciale nella chiesa, la domenica, che è quella di entrare con Gesù nella lotta della salvezza. Forse ricorderete il Vangelo che è chiamato delle tentazioni, in cui Gesù è portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E Gesù combatte contro questa spinta a trasformare la sua missione a modo suo per la sua gloria e vince rimanendo fedele a Dio. E questa evento, diciamo, questo evento che riguarda non quel momento semplicemente, ma tutta la vita di Gesù, è proclamato a noi nella Chiesa di oggi perché questa lotta contro il male riguarda la nostra vita di adesso ed è una strada obbligata per entrare in comunione con Gesù. Gesù non è solo colui che ci dà la pace e ci promette il paradiso, ma anche colui che ci rivela la condizione profonda della nostra vita, della nostra libertà, che è in bilico tra due scelte contrapposte: vivere per Dio secondo la sua volontà o vivere per se stessi e per la propria gloria. Ora queste spinte opposte, in certi momenti soprattutto, confliggono in modo aspro nel nostro cuore ed è importante che noi prendiamo coscienza di questo dramma che segna la nostra vita e che da questo dramma possiamo uscire vittoriosi. Ecco, meditiamo proprio la prima parola del Vangelo di domenica che dice così: in quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Da qui noi capiamo come Gesù condivide fino in fondo la nostra umanità. Nei primi tempi della Chiesa è apparsa un'eresia che si chiamava docetismo, secondo la quale Gesù non avrebbe preso veramente la vita umana, ma solo l'apparenza, perché in base anche alla filosofia greca che dominava, sembrava disdicevole che Dio, la divinità, si mischiasse profondamente con la vita umana, ma questa è un'eresia. Invece la verità è che il Verbo eterno ha assunto profondamente l'umanità e questo si vede non solo nella morte di Gesù, ma si vede anche nel dramma della lotta contro il male. Lui che è luce purissima, che è bontà infinita, è sceso nell'umanità fino a condividere il dramma della lotta tra il bene e il male. È una prima grazia che Gesù ci fa attraverso questo Vangelo, è di svegliarci, aprire gli occhi, che noi sulla terra non siamo a fare una passeggiata, una pausa così beata, tranquilla, spensierata. Noi sulla terra siamo in un dramma morale in cui dobbiamo lottare con la forza che ci viene da Dio, la forza del bene, per rimanere uniti al Signore, alla sua volontà e per non distruggere la nostra vita. Non distruggere la nostra vita, perché dall'abuso della libertà viene la morte, non solo quella fisica, non solo le malattie, ma non solo i disastri economici,
ma dal distacco da Dio viene la morte eterna. La lontananza per sempre da Dio è la chiusura nel carcere del proprio egoismo. E quindi con l'aiuto del Signore approfittiamo, approfittiamo, poi non ci scoraggiamo se nella nostra vita ci sono delle difficoltà, perché queste difficoltà sono un campanello che ci può aiutare a capire il senso della vita, che è una lotta tra il bene e il male. E proprio quando Gesù va nel deserto, ha tutte queste tentazioni, eccetera, per noi anche sperimenta di più la forza di Dio. Difatti il racconto, che è un racconto parabolico, dice che non va nel deserto di sua iniziativa, perché lui è bravo semplicemente per digiunare, va nel deserto spinto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto, quindi una grande grazia per noi è di entrare nella lotta della salvezza spinti dallo Spirito Santo e quindi non più lamentarsi delle difficoltà, ma approfittare di queste difficoltà della vita. Adesso abbiamo il coronavirus, poi abbiamo la difficoltà economica, poi la salute, poi qua, poi là. Approfittare di queste difficoltà per condividere con la forza di Gesù la lotta contro il male e imparare come si vince nelle difficoltà con la forza di Dio. Così anche queste cose che noi chiamiamo umanamente dei problemi, delle sfortune, delle difficoltà, diventeranno una occasione per diventare cristiani e per sperimentare la potenza di Gesù nella nostra vita, perché lui ha vinto prima di noi, perché noi potessimo oggi vincere con la forza che viene da lui. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi è mercoledì e abbiamo la scuola di preghiera, la faremo proprio su questa grazia. Spiegherò anche un po' come avviene questo discernimento tra il bene e il male e come si vince il male nella nostra vita. Parleremo anche di questa prova in senso spirituale del coronavirus. Buona giornata.